Ciao esploratori, guide e orme. Questo video è per voi. Come sicuramente già sapete, da anni ormai l'Oratorio di San Francesco e il gruppo scout di Mati e San Francesco collaborano insieme durante la giornata ecologica per ripulire le strade di San Francesco. Quest'anno ovviamente non sarà possibile purtroppo incontrarci, ma questo non vuol dire che non possiamo fare lo stesso qualche cosa di bello insieme e di utile sia per noi che per il nostro pianeta. Come penso sappiate, per fortuna negli ultimi anni siamo diventati tutti più sensibili e attenti riguardo alla tematica ambientale. Ci siamo infatti accorti che le risorse che abbiamo a disposizione non sono illimitate e che quindi è nostra responsabilità quella di curare un po' di più l'ambiente, la nostra casa. Noi, capi e animatori, vi chiediamo di condividere un'azione sostenibile che già fa parte della vostra quotidianità e un'altra che invece vi impegnerete a far diventare tale. Vi faccio un esempio. Come molti, da tempo anche io non acquisto più bottigliette di plastica usa e getta, perché ho sempre con me nello zaino o nella borsa la borraccia. Però posso fare di più. E infatti ho deciso di impegnarmi per acquistare dei capi di buona qualità ed etici, destinati a non rovinarsi velocemente e a durare nel tempo. Così facendo, contribuirò ad una moda sostenibile e anche alla diminuzione degli sprechi. Potete raccontarci quello che state facendo già per il mondo, quello che volete fare, con il mezzo che più ritenete opportuno. Un video, una canzone inventata, un'immagine, creare un qualche cosa. Insomma, avete tutte le possibilità del mondo. Raccoglieremo il vostro materiale da sabato fino a domenica con l'obiettivo di poter ricondividere tutto questo materiale sulle pagine Facebook, in maniera che tutti quanti noi possiamo anche prendere spunto dagli altri con le loro azioni o con quello che sognano. Quindi dovete inviare tutto il materiale su gruppi di WhatsApp e in questa maniera noi lo ripubblicheremo con l'hashtag Si può fare di più e popoleremo le nostre pagine con delle azioni e delle idee che cambieranno il mondo, perché in fin dei conti lo sappiamo benissimo che il cambiamento inizia e parte anche dai piccoli gesti e dai nostri piccoli gesti. Si può fare davvero di più. Buona riflessione, ragazzi!